una pia pratica della devozione cristiana, e anche se è fatta in un modo particolare, cioè animata, dobbiamo vivere in senso spirituale profondo. Ci alziamo in piedi, iniziamo. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Poi portarono Gesù dal palazzo di Caifa a quello del governatore romano. Era l'alba. Quelli che lo accompagnavano non entrarono. Per poter celebrare la festa di Pasqua non dovevano avere contatti con gente non ebrea. Pilato uscì incontro a loro e disse: quale accusa portate contro questo uomo? Se non era un malfattore non te lo portavamo qui. Perché non lo portate via? Portatelo via e giudicatelo voi, come la vostra legge prescrive. Noi non abbiamo l'autorizzazione a condannare a morte. Quindi, visto che avete introdotto l'imputato, vediamo il valore di questa accusa. Tu, è vero che sei figlio di Dio? Dici questo da te stesso, o altri te l'hanno detto di me? Dunque, tu sei re dei Giudei? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei mi avrebbero difeso, avrebbero impedito di arrestarmi, ma il mio regno non è di qua giù. Quindi, tu sei re? Dici bene, io sono re. Per questo sono nato. È venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Ho capito, ho capito. Che sarà mai questa verità? Ho esaminato quest'uomo. Lo ritengo non colpevole. La croce al Calvario. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Il
soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e dopo averlo schernito lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Contemplando il crocifisso, noi dobbiamo imparare a vedere in Gesù con gli occhi della fede, il figlio obbediente, il figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, che realizza in quanto tale un rapporto singolarissimo di obbedienza con il Dio dei padri, che è suo padre. Gesù, nel mistero della sua passione e della sua croce, vive un'obbedienza a Dio con un affidamento, con un abbandono che non viene meno per nessuna contraddizione che incontra da parte di chi non sia il Padre. Tutti gli uomini possono essergli contro, e lui però va avanti diritto nella fedeltà alla sua missione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Raccoglila! Vado! Alzati! Dai! Alzati in piedi! Terza stazione, Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Siamo chiamati a contemplare Gesù, vittima del nostro peccato, figura reale e segno tangibile di ogni uomo maltrattato e sfigurato per i peccati di altri uomini. Assumendo la condizione del profeta indifeso, Cristo vuole costringerci ad aprire gli occhi sulla realtà accecante della miseria. Se la nostra conversione è autentica ed è frutto dell'amore e del perdono del crocifisso, finisce per provocare anche una trasformazione sociale nel mondo, intorno a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E per la tua santa croce benedetto il mondo. Gesù, vedendo la madre ai piedi della croce, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Figlio mio, cosa ti hanno fatto? Madre, vedi, io faccio nuove tutte le cose. Va via! Chi era questa donna? Era la madre. Madre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto. E tu? Dico a te, vieni qua. Perché io? Vieni qua. Aiutalo a portare la croce. Io non voglio avere niente a che fare, questo è condannato. Devi aiutarmi. Devi aiutarmi. Dio mio, perdonami. Quinta stazione, Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Un certo Simone, originario di Cirene, il padre di Alessandro e di Rufo, passava di là mentre tornava dai campi. I soldati lo obbligarono a portare la croce di Gesù. Croce fa ostacolo per chi non ha il coraggio di distaccarsi da se stessa, per mettersi nelle mani del Padre. Essa rimane un puro simbolo muto di dolore, per chi non è disposto a vivere la solidarietà con Cristo e con i fratelli, per chi esige la soluzione automatica di tutti i problemi, per chi vede nel dolore degli altri un fastidio da lasciare sulle spalle degli altri, e non una provocazione alla vicinanza e alla comunicazione fraterna. Chissà trista sospiro e l'istico su Sesta stazione, una donna asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Cosa fai, donna? Allontanati! Chi te l'ha permesso, donna? Allontana. Via! E Dio? È Dio che disse: rifulga la luce dalle tenebre. Rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. La morte di Gesù sulla croce, mentre ci proclama che Dio ci vuole bene fino in fondo,
mentre ci assicura che questa capacità di amare è donata a ciascuno di noi, ci invita a rivedere con coraggio e con lealtà i criteri che ispirano i nostri rapporti con gli altri, la nostra dedizione all'uomo, il nostro servizio di fratelli. Sono tante le realtà semplici della nostra vita quotidiana in cui Gesù, dalla croce, ci chiede di operare una profonda conversione, di metterci davvero in ginocchio davanti alla croce per coglierne il realismo e la fedeltà che cambiano la vita. Cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E dai, muoviti! Dai, non sai dove ti stiamo portando? Non abbiamo tempo da perdere. Aiuto. Muoviti! Cammina! Muoviti! Muovetevi! Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale spogliò se stesso e apparso in forma umana, si umiliò, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte in croce. L'esperienza realistica della vita ci dice che il dolore, la sofferenza, la morte riempiono di sé la nostra storia. Gesù non ha inventato la croce, l'ha trovata anche lui sul proprio cammino, come ogni uomo. La novità che egli ha inventato è stata quella di mettere nella croce un germe di amore. Così la croce è diventata la strada che porta alla vita. Messaggio di amore, sorgente di calore trasformante per l'uomo. È la croce di Gesù. Quella croce abbraccia per prima ciascuno di noi e ci affida un incarico nella nostra vita personale, nella nostra famiglia, nell'ambito delle nostre amicizie, delle nostre conoscenze, ovunque incontriamo e incontreremo delle croci. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne in pianto. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Erano in molti a seguire Gesù, una gran folla di popolo e un gruppo di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Allontanatevi, fuori, via, andatene via, via. Donne di Gerusalemme, non piangete per me, piangete piuttosto su voi stesse, piangete per i vostri figli. Verranno i giorni nel quale si dirà: beate le sterili, beate quelle che non hanno mai partorito, che non hanno mai allattato. Allora la gente comincerà ad urlare ai monti: franate su di noi, e alle colline nascondeteci, perché se hanno fatto questo a legno verde, che ne sarà di quello secco? Via adesso, andate via. Andate via. Andate via. Andate via. Dio elimina il male non ignorandolo, aggirandolo, scavalcandolo, ma trasformandolo dal di dentro con la forza dell'amore.
stando insieme con gli uomini, accettandoli e perdonandoli, anche quando gli preparano la croce e la morte. Gesù rivela fino a quale punto si spinge l'amore del Padre, a cui egli aderisce con obbedienza filiale. Neppure la croce e la morte inducono Dio a stancarsi di amare l'uomo, a ritirarsi da lui, ad abbandonarlo al proprio destino. Il dolore della croce diventa così un modo clamoroso, gridato, di dire l'amore. Libera insospettate e prodigiose potenzialità umane. Diventa segno e occasione di libertà, di coraggio, di amorosa obbedienza al Padre, di dedizione incondizionata all'uomo. Terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E con la tua santa croce redento il mondo. Gesù, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedivano. Vai, aiutalo tu. Saltati. Vai, muoviti. Aiutalo. Dai. Aiutalo, non fare finta. Devi sbrigarti. Alzati. Di contemplazione e di adorazione, noi possiamo comprendere che il consegnarsi di Cristo alla croce, il consegnarsi al Padre e agli uomini e l'essere consegnato al Padre per noi, fanno risplendere in Gesù un perfetto atteggiamento di obbedienza, di offerta e di amore. L'obbedienza di Gesù, figlio del Padre fino alla morte, è la rivelazione coerente del suo modo filiale di riferirsi al Padre. Egli, che è la parola da sempre, non può vivere se non nello stile della parola accolta in obbedienza. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. I soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato. E la tunica. Siccome quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo, dissero fra loro: non dividiamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Thank you.
Alzati! Dobbiamo ora ricordare il nostro peccato dell'umiltà del cuore, il peccato strettamente personale e segreto, che forse solo noi conosciamo, e pochi altri. Il peccato che, mediante la mancanza di solidarietà e di fraternità, colpisce altri e contribuisce ad accrescere l'ingiustizia nel mondo. Di tutti questi peccati, di ciò che ciascuno di noi ha commesso, facendo resistenza alla parola di Dio, all'amore di Dio, di tutto questo, noi siamo chiamati ora a pentirci, a umiliarci, a confonderci davanti al crocifisso. Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché la grazia santa precede nel tuo mondo. Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Emesso un alto grido, e le tenebre, tra la speranza e la disperazione, tra la riconciliazione e il muro dell'odio. Gesù vive questa lotta portandola fino allo spasimo nel suo corpo. Questa preghiera del Salmo che Gesù fa sua è un lamento affettuoso, non è una contestazione di Dio, è un lamento all'interno di una confidenza che mette in discussione la propria capacità di capire ciò che sta capitando. È un nuovo modo, anche se più drammatico e misterioso, di far sentire la vicinanza che Gesù, come figlio, ha con il Padre. I soldati venuti da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. La passione del Signore ci insegna non solo ad accorgerci di chi soffre, non solo a soccorrerlo, ma anche ad uscire dalla logica della violenza che sembra perpetuarsi nel cuore dell'uomo e nella storia dell'umanità. Un gesto di perdono e di preghiera, come quello di Cristo morente, e che altri, ai nostri giorni, cercano di rendere vivo e operante, è una buona novella
che ci aiuta a credere che il mistero del Venerdì Santo conosce ancora e sempre l'alba del giorno di Pasqua, e che il Cristo non vuole avere oggi altre mani che le nostre per aver cura dei nostri fratelli. E adesso chiedo a Giuseppe di Arimatea e a Nicodemo di levare la corona di spine dal capo del Cristo. Baciatela, mostratela al popolo e datela ai discepoli. E presentatela alla Madonna. La corona di spine è il segno della regalità. Gesù viene condannato dall'autorità romana in quanto sedicente re dei giudei. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, adesso togliete il chiodo dalla mano destra del Cristo. Baciate il chiodo. Passatelo ai discepoli, mostratelo al popolo. Presentatelo alla Madonna. E adesso togliete il chiodo dalla mano sinistra del Cristo. Baciate il chiodo, passatelo ai discepoli. E presentatelo al popolo e datelo alla Madonna. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, adesso togliete il chiodo dei piedi del Cristo. Baciatelo. Datelo ai discepoli e continuate a mostrarlo al popolo. Offritelo alla Madonna. Mettetelo nella lettiga che è stata preparata per lui. Levare il Cristo dalla croce, forse anche in mezzo a noi c'è qualche Cristo che attende di essere levato dalla croce, come il Signore Gesù. Magari c'è il Cristo crocifisso nella solitudine, c'è il Cristo crocifisso dall'abbandono, c'è il Cristo crocifisso da una separazione, da un divorzio, da un fallimento. C'è il Cristo crocifisso da un lutto pesante, pesante quanto quella pietra che sigillava il sepolcro. C'è magari il Cristo crocifisso dal vizio, il vizio del gioco. Adesso mostrate il Cristo alla Madonna, lei che è la madre dei dolori, perché ci insegni ad affrontare il dolore e la morte con la sua stessa dignità.
lo guardi, lo contempli, lo adori. E adesso, fratelli e sorelle, insieme, con questo raccoglimento, con questa devozione, con tutta la nostra fede, accompagniamo il Cristo, il suo santissimo corpo, nel luogo della deposizione, perché possa scendere negli inferi e fare ciò che ha sempre fatto, annunciare il Vangelo della vita laddove tutto sembra parlare di morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Buonanotte, buon sabato santo. Grazie a tutti.